Giovanni Memovia, in questo video parliamo di come usare l'Active Recall per migliorare la memoria a lungo termine e di come uso questa tecnica da anni in modo da sapere tutto di ciò che studio e per prendere 30 agli esami. Più ripeti, meno ricordi. L'Active Recall è un metodo di apprendimento attivo che invece ti permette di ricordare tutto. Oggi ti faccio vedere come abbiamo sperimentato l'Active Recall per anni senza un corso di tecniche di memoria. Già nel 2010 con gli allievi del Memovia Origin abbiamo scoperto che la ripetizione fatta in alcuni modi in un certo senso può danneggiare il voto d'esame. Sul canale pubblicherò altri video sul sistema di studio ottimale per prepararsi per un esame, quindi iscriviti al canale e fai clic sulla campanella se vuoi avere la sicurezza di vederli tutti. E adesso ti dico, ascolta bene, perché questa cosa avrei tanto voluto scoprirla al primo anno d'università, quando dimenticavo tutto dopo poche ore che avevo studiato. Studiando psicologia della memoria a breve e a lungo termine, poi ho scoperto che tra i problemi di studio questa cosa era risaputa. L'80% di quello che studi il lunedì mattina, il martedì pomeriggio è svanito. Cioè, se non ripassi, il cervello dimentica. Bella scoperta, dice. Ma sai perché? Perché ha tante cose importanti da fare. Quindi fa lo spazzino e butta il superfluo. E poi perché dice, le cose che ho studiato, visto che non me le hanno più chieste, non mi servono evidentemente, e quindi le mette da parte. Quindi riassunto, il cervello ricorda quello che gli serve e cancella quello che reputa inutile. Solo una piccola parte dei concetti studiati rimane comunque in memoria a lungo termine. Infatti quando decidi di ripassare, ristudiare l'argomento a distanza di qualche giorno, in effetti qualcosa te la ricordi. Questo piccolo vantaggio si chiama risparmio nel riapprendimento ed è la base su cui si fondano le strategie di ripetizione. In pratica, a seconda del metodo che usi, qualcosa te la ricordi sempre e hai l'illusione che ripetere ti aiuta davvero a ricordare. Per quanto riguarda come studio per prendere 30, ne ho parlato in diversi video e trovi i link in descrizione. Ma il cervello per ricordare ha bisogno di domande e intervalli, e la tecnica dell'Active Recall mista alla ripetizione a intervalli è un procedimento semplice. Rivedi gli argomenti che hai studiato proprio quando la tua mente sta iniziando a dimenticare quello che hai studiato, e lo fai in modo attivo. Vediamo come si fa. Quando finisci di studiare, ti segni la data in cui hai studiato quelle pagine, quell'argomento, e alla fine della giornata ti suggerisco di fare mente locale delle cose che hai studiato. La prima ripetizione deve avvenire facendoti delle domande che ti danno una logica: chi, come, cosa, quando, perché. Non tutte, parla anche in libertà. Il primo vero ripasso delle cose studiate va fatto il giorno dopo, prima di iniziare a studiare roba nuova. Quindi controlli al volo, senza aprire mai il libro. Usa come guida le domande chi, cosa, come, dove, quando e perché. Lo so che fai fatica. La fatica che fai è la creazione di connessioni neurali per ricordare. In più, così non puoi barare. Capisci subito cosa hai studiato bene e cosa no. Se hai studiato bene, è passato un giorno, ti ricordi tutto. Se manca qualcosa, te lo riguardi sul libro e lo fissi. Questo ti dà sicurezza, fiducia in quello che stai facendo. Prova, vedrai che già questo ti fa ricordare quello che leggi. Il segreto della ripetizione a intervalli mista all'Active Recall è proprio quello di allungare il tempo tra una ripetizione e l'altra. Dopo che hai studiato un argomento, per esempio, potresti rivedere di nuovo l'argomento a distanza di 3-4 giorni dalla prima volta, poi allunghi a una settimana, poi a 2 settimane e così via. Per esempio, hai studiato l'argomento della riproduzione cellulare il 12 marzo, lo ripeti velocemente il 13 marzo, il 18 marzo, il 30 marzo. Decidi tu se preferisci esercitarti a ripetere a voce alta, io però suggerisco di farlo a mente perché è più veloce. Gli intervalli proposti non sono obbligatori, puoi variarli come te pare in base alle tue esigenze, all'esperienza che stai facendo e alla competenza che stai acquisendo delle materie. Prova, vedrai, ci si sente molto competenti, sicuri, perché hai te come guida, non il libro. Hai te come riferimento. Gli intervalli variabili ci portano alla famosa tecnica delle flashcard. Gli intervalli possono variare, come abbiamo detto, a seconda di quanto sappiamo l'argomento. I capitoli più complicati li puoi rivedere dopo pochi giorni. Quelli che senti a perfezione li ripassi più a distanza. Per esempio, l'argomento il 22 marzo, senti che ti manca qualcosa e lo rivedi il 26 marzo. Senti che lo sai abbastanza bene, lo vedi il 4 aprile. Senti che lo sai benissimo, lo vedi il 15 aprile. Credimi, questo ti farà sentire anche una grande libertà e ancora più sicurezza. A proposito, potrebbero piacerti i video su come costruire la sicurezza di te agli esami
che trovi nel canale. C'è un modo in cui i ripassi programmati e l'active recall non vanno mai fatti assolutamente, mai seguire la regola dell'uno, cioè ripassare dopo un'ora, un giorno, una settimana, un mese, un anno, un decennio, un fiorino. Come abbiamo detto, mai intervalli fissi è una tecnica vecchia. Nella maggior parte dei casi, alla data dell'esame o del test, sì, hai memorizzato, ma in modo talmente statico che se c'è una piccola variazione delle domande rispetto al libro ti manda nel pallone. Sicuramente queste cose che stiamo dicendo le avevi già notate, insieme al fatto che tutte le persone che conosci usano tre metodi di ripetizione. Il metodo 1: ripetono ogni giorno tutto il libro fino a quando ovviamente una giornata non gli basta più per ripetere tutto e quindi non riescono più a studiare le materie nuove, entrano in un circolo vizioso per cui se non ripassi lo dimentichi, se lo ripassi non riesci a finire il programma, quindi sai alla nausea i primi capitoli e malissimo gli ultimi. Il metodo 2: non ripetono, semplicemente dimenticano, quindi dopo qualche settimana sono costretti a ristudiare le cose viste in precedenza perché non se le ricordano. Il metodo 3: ripetono ogni lezione, ogni capitolo, ogni argomento più volte di seguito finché lo odiano. È incredibile che si faccia ancora tutta questa fatica. Dico da anni che la mente trattiene solo ciò che le serve e lascia andare quello di cui non ha bisogno, quindi lasciale fare il suo lavoro, fidati. Ripeti gli argomenti a braccio se te la senti. Se non resisti, tieni sott'occhio il libro e hai la certezza di dire tutto bene, calibra i ripassi secondo le esigenze, le difficoltà della materia. Con questa tecnica dell'active recall, che abbiamo sperimentato molto con gli allievi del corso Memory Origin, abbiamo ottenuto grossi aumenti nella sicurezza e nel ricordo, quindi sono certo che sarà così anche per te, a meno che tu continui a ripetere a pappagallo ogni giorno tutto il libro con degli intervalli fissi della regola dell'uno o senza farti le domande dell'active recall. Spero che questo video sull'active recall ti sia piaciuto, ti aiuterà a costruire un metodo di studio efficace per gli esami e a non dimenticare cosa studi. Iscriviti al canale se ti interessa fare di più, in meno tempo, in modo organizzato, senza ansia e costruire il tuo metodo di studio efficace. Lasciami un commento qui sotto per chiedermi qualcosa, raccontarmi il tuo modo di studiare e ripassare, darmi dei consigli sui prossimi argomenti o dirmi cosa ne pensi di quello che abbiamo detto. Io rispondo sempre, ricorda, ripassare è diverso da ristudiare. Ci vediamo nel prossimo video.